Allora, io voglio farmi un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato! Basta. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video della Space Family. Ragazzi, oggi è un giorno importante, speciale per tutti noi e anche per voi che ormai fate parte della nostra famiglia, almeno i più fedeli. Aspetta, ma adesso si diranno, ma chi sono loro biondi? Ah ragazzi, noi nel mentre siamo diventati biondi biondi, esatto. Nell'altro video avete visto che eravamo un po' arancioni. Sì, ma ancora il mio ancora è in fase di lavorazione. Siamo biondi, la Space Family è bionda ufficialmente. Ma oggi è un giorno importante perché Martino fa sei mesi. Sei mesi Martino, ha già sei mesi, pazzesco, il tempo è volato. Piccolino. La bellezza di fare questi video è che andando a rivederci, soprattutto i video quelli 1 su 30, eccetera, eccetera, vediamo proprio Martino quanto stia crescendo. E adesso dai sei mesi, cioè proprio inizierà poi a gattonare. Allora, i sei mesi camminare. Per me sono come i 18 anni. Sei mesi adesso come 18 anni. Diventerà un bambino. Io dico sempre, diventerà un bambino vero, dico sempre. Perché lui è neonato, adesso inizierà. È vero. Ma stiamo parlando di lui, facciamogli innanzitutto gli auguri tutti insieme. Ok, okay. Fare gli auguri. E poi vi diciamo la sorpresa per i sei mesi di Martino. Vai a prendere tu mamma. Vado. Faccio un ballo io. Dai, intrattieni. Anniversario, mamo! Buoni sei mesi! Sei mesi di Martino! Martino fa sei mesi, grazie a tutti i ragazzi che mi state scrivendo qua sotto. Auguri! Auguri a mamo! Ciao, grazie a tutti amici che mi state dicendo auguri. Grazie, apprezzo i vostri auguri anche se non vi sto guardando, perché sono attratto dalle grate della casa. È un po' imbarazzato. In questi mesi ci siamo travestiti da Incredibili, Flintstone, Avengers, Yoda. Lui è diventato Baby Yoda. Poi forse anche da qualcos'altro. Il primo mese non l'abbiamo fatto. Ah, è vero. Il primo mese non l'abbiamo fatti, ne abbiamo fatti quattro. Ok, e oggi, signore e signori, telespettatori, signori della corte, video spettatori del canale della Space Emiliani, ci trasformeremo da fantagenitori. Diventeremo Cosmo e Wanda. Abbiamo ordinato da lui, sarà Timmy Turner. Abbiamo fatto tutto fatto bene, ragazzi. Se non avete mai visto i fantagenitori, avete avuto un'infanzia molto brutta. Come stelle in cielo, non vedono mai il tartarone, cade tanto a me. Comunque apriremo i pacchi insieme perché sono arrivati ma non li abbiamo ancora aperti, quindi non sappiamo se questo video è fattibile. Quindi andiamo? Andiamo! Yeah! Iniziamo! Questa è la prova del 9, perché okay. Se qua dentro ci sono le cose che abbiamo ordinato è la fine. Apriamo! Sarà forte! Ma sì, ma dammi pure a me il coltello, che c'ho le mani di... Sara, da mani di porco. Una bomboletta rosa, perché lei, essendo Wanda, deve farsi i capelli rosa. Abbiamo... Ah, qua dentro ci sono i pantaloncini per Martino, per farlo diventare Timmy Turner. Abbiamo anche i body sopra, ci serviva un body rosa, perché Timmy Turner è rosa. È rosa la maglietta di Timmy Turner. E il mio è già... Tocca a me. Finito. Cos'è? Le bacchette magiche. Questo è un punto importante. Abbiamo le bacchette magiche dei fantagenitori. Esatto. Useremo queste. Una cravatta. Abbiamo una cravatta perché Cosmo è vestito con una camicia e una cravatta. Ah, non trovavamo la bomboletta verde, quindi abbiamo preso questa cera che dovrebbe farmi i capelli verdi. La proveremo insieme. E infine. Ah, il pezzo forte. Il cappello di Timmy Turner che metteremo a Martino. E uno dirà: i vestiti dove sono? Ce li abbiamo noi. Ce li abbiamo i vestiti. Quindi esatto. Adesso ragazzi,
iniziamo la trasformazione. Io direi di iniziare prima da uno e poi dall'altro. Pari o dispari per chi inizia? Vai. Dispari. Pari. Bim bum bam. 3, 2, 5. Dispari. Inizio io, diventerò Cosmo. Cosmo. Andiamo. Raga, abbiamo le talpe. Ah, voglio vedere una talpa. Ma non abbiamo le talpe. La addestriamo e la teniamo qui in giardino con noi. Ovviamente mi sta mettendo la cravatta lei, perché io non lo so fare. Trovatemi un uomo che si sa mettere la cravatta. È il momento dei capelli. E Cosmo ha i capelli verdi, fluo. Vediamo se questa crema colorante funziona. Bello. Ma non è che ti rimane sulle mani, ti rimangono le mani così? No. Vai amore. Sei pronto? Vai. Funziona. Ok, è arrivato il mio momento. Finalmente diventerò Wanda di Cosmo e Wanda dei Fantagenitori. Andiamo. Farti capire rosa. Esatto. Beh, direi che funziona. No, sulla fronte. Possiamo cominciare? Ma che bella giornata oggi! Siamo i Fantagenitori e adesso andremo dal nostro Timmy Turner. Mamito, chissà che reazione avrà. Avrà Martina. Andiamo. E poi dobbiamo trasformarlo da Timmy Turner. Ma tanto abbiamo le bacchette, adesso è siamo vero, dei adesso siamo dei Fantagenitori, quindi lo possiamo trasformare in Timmy Turner. Andiamo da Mamo. Andiamo. Andiamo. Torna a letto. Is an energy. Mommy and Daddy Vicky, all is in the comment. Na 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 feelings, who na 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 feelings. Hey, celebration, to every honesty day, it's mine. Voglio farmi un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Comunque, è arrivato il momento di trasformare Martino in Timmy Turner. Quindi io direi di prenderci le nostre bacchette. Bacchette in posizione. Quello era un altro film. Bacchette in posizione. Era Harry Potter. Lui è sfegatato, quindi devi dirlo. Comunque, direi di iniziare a non avevano una parola magica, una cosa magica? No, facciamo un tipo ting. Ok. 3, 2, 1. Ting! Timmy Turner! Ciao Timmy! Mamma! Direi che sei un Timmy Turner perfetto. Andiamo? Andiamo a festeggiare i tuoi 6 mesi come Fantagenitori. Andiamo, mamma, che bello che sei con questo cappellone. Martino. Direi che adesso siamo ufficialmente la famiglia Fantagenitori. Barra Space Family. Wanda, Cosmo e Timmy Turner. Esatto. Andiamo. Che desiderio vuoi oggi, Martino? Per i tuoi 6 mesi? Possiamo esprimere quello che vogliamo. Ma l'unica cosa è che gli adulti non possono vederci, perché può vederci solo Mamma e il Mr. Crocker. Quindi oggi andremo in un centro commerciale, cercheremo una... Oddio, un'ape! Non possiamo usare ancora la magia! Martino deve sceglierci! Vieni! Oddio, scappiamo a gambe levate! Oddio! Ma è bella sta cosa, scappiamo a gambe levate! A qualcosa servono i cartoni, comunque, vieni. Comunque, aiuto! Andiamo al centro commerciale e
Nessuno potrà vederci a parte Mamo. Quindi noi ci comporteremo come se non ci vedesse nessuno. Esatto. E speriamo in bene. Speriamo in bene, sì. Cioè, siamo via ai vent'e genitori comunque. Sì, molto. Andiamo. No, però possiamo provare a usare la magia adesso. Per andare là? Sì. Aspetta. Proviamo. Dobbiamo sbattere così. Caricala, caricala, caricala. Ah! Siamo arrivati finalmente. Arrivati al centro commerciale, pronti per farci figuracce, soprattutto esatto. Lei perché si vergogna. Ma adesso andremo in giro così e la missione è trovare un gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Team yeah. Turner, andiamo! Siamo entrati. Ciao, certo. Ma come... Puoi vederci? Ma noi siamo i fantagenitori, no, non ci puoi vedere. Ma perché ci hai visto? Chiama il sergente Arkman! Ci ha visto, raga, ci ha visto. Vabbè, se ormai che ci ha visto facciamo una foto. Sì! Tanto non ci vede nessuno, noi siamo i fantagenitori. Ah, siamo invisibili, noi siamo okay, invisibili. Okay. Se non ci vede nessuno posso urlare? No, no. In pieno no, centro? No, amore, me ne vado. Cosa dico? No, amore. No, amore, amore no. Sì. No. Torna a letto! Allora, io me ne vado di là. Vieni, yeah, banda! No! Vieni, yeah, banda! Ok, ci stanno guardando veramente tutti. No, com'è possibile? Ciao! È una space emiliana! Come fai a vederci? Come? Siamo i fantagenitori, siamo invisibili. Raga, ci ha visto. Ma noi siamo invisibili. Ma tu ci vedi effettivamente? Va bene. I fantagenitori si fanno anche le foto. Niente. Non lo so. Oddio. Ci hanno visto. Ho visto anche lei. Ci hanno visto ancora. Oh, raga, ci hanno visto. Faccio sparire loro, ok? Sì, facciamo sparire. Allora, aspetta. Viditi, goditi. Oh, non ci sono più. Oh, noi siamo queste mangiare. Non è vero, dai, sono non qua. È vero. Sono qua, dai. Niente, prego, ciao. 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 Ciao, ma anche lei ci vede? Ci vedono tutti, non è giusto. Ma anche dei capelli un po' verdi. Mo. Ma non è che è Cosma? Come fanno a vederci anche loro? Oddio. Raga, ma ci vedono, ma com'è possibile? Cosmo! Dimmi, allora, banda. Adesso andrò da qualcuno e gli chiederò se conosce questa canzone. Caso strano davanti delle persone. Allora, chi posso chiedere? Vediamo se conoscete sa questa canzone. I fantagenitori? Sì. Ma i miei denti scintillano. Non lo so. I miei denti scintillano. Vedi? Amo, la conosci solo tu. Vai in un angolino, vai in un angolino. Ecco, brava. Andiamo, mamma. Scintillano come le stelle in cielo. Sì, ma non conoscono quella canzone, Wanda. Oh, quindi la sua signora. Scusi, lei conosce i fantagenitori? Siamo noi. Grazie. I miei denti scintillano. Come le stelle in cielo. Canzone. È una canzone, sì, l'abbiamo fatta noi. Salve. Ciao. Sì, vai. Ma solo se? La conosci i fantagenitori? Certo. Ti ricordi la canzone quella? I miei denti scintillano come le stelle in cielo. Cantarone, cari tanto me. La conosce? Bravo, fatti 5, grazie. Il mondo proprio come a Natale. Non me lo sapevo, abbiamo trovato qualcuno che la sa. Bella. No, questa lui, è... Lui numero uno. Tu sei il numero uno. Mi chiami Davide. Davide numero uno. Grande Davide. No. I miei denti scintillano. Conosci la canzone? Conosci la canzone? Le stelle in cielo. Non ha mai visto tartarone care tanto me. Bravo. Illumina, non il mondo. Proprio a Natale, grande. Grande Leo. Grande. Numero due, il numero uno è stato lui e lei il numero due. Wanda, sono un po' stanco, vado a buttarmi a letto. Ok. Dove? Tanto non mi vede nessuno, Wanda. Dove io va? Vado nel letto. Ti aspetto, Wanda. Ciao. Ah. Ma sono invisibile. Come fai a vedermi? Sono un fantagenitore.
no, no, ti prego, non chiamare la sicurezza, ti prego, no, no, ti prego. Scappa, guarda, stai chiamando la sicurezza. Aiuto, aiuto, scappa. Chiama la sicurezza, aiuto, che paura. Io non so con quale coraggio ti hai fatto una cosa del genere. Hai detto di chiamare la sicurezza. Ci vedono tutti, non abbiamo più poteri. Io ci vedono. Adesso io direi di fare, di vedere quanta gente ci vede e quanta non ci vede. Perché quindi, i fantagenitori sono invisibili. È vero, li può vedere solo Kroger. E se ci vedono sono i Mr. Kroger. Sono tutti Mr. Kroger. Sono tutti Mr. Perché Kroger. Ci può vedere solo Timmy Turner. Cioè Mamo. Cioè Mamo. Scusi, lei ci vede? Lei ci vede? Ci vede? Sì. Non ci vedono? Ci vedete? Ci vedete? Ah. Oh. Com'è possibile? Com'è possibile che ci vedono, Wanda? Non lo so, la gente ci vede. Lei ci vede? Come fa a vederci? Non lo so. Ma noi siamo invisibili. Chiappa Cosmo! Bravo. Cosa? L'ultimo libro che avete letto? Libro? I fantagenitori. Cosmo e Wanda parlavano con Renato Balestra. Qual è il genere che preferisci? Narrativa, romanzi, thriller? È magico. È magico. Mediamente in un anno quanti libri acquistate? Ma non è fantascienza però, Cioè noi esistiamo davvero, non so lei come ci fa a vedere. Sì, mediamente. Ma non ci può vedere lei. Sì, ho capito. Come ci fa a vedere? Ma come fa a parlarci? Lei è magico? No. Sei sicuro? Sicuro. Aspetta che controllo. Ding. C'hai dentro un pizzico di magia. Secondo me sì. Coltivala e diventerai un grande mago. Secondo ciao. Me sì. Ciao. Nessuno ci vede. Ciao. Siamo riusciti noi a zittire uno di quelli che parlano un botto. Pazzesco. È rimasto ammutolito. No? Il paradiso tra i miei denti M. Salve. Ciao. Ciao. Anche lui ci vedeva. Allora, perché ormai ci vedono tutti i Cosmo, quindi secondo me non possono essere tutti Mr. Kroger. Secondo me. Magari Mr. Kroger ha mandato. Kroger. No, Mr. Kroger magari ha mandato delle spie, tutti loro sono delle spie. Cerchiamole. Di Mr. Kroger. Cerchiamole. Tutti quelli che chiedi ci guardano. Se qualcuno conosce Mr. Kroger, è una spia. Lei conosce a Mr. Kroger? Conosce Mr. Kroger? Ah no, ok, grazie. Oh! Scappa! Scappa! Scappa, sono le spie del sergente! Scappa! Oh! Oh! Banda! Ma anche voi ci vedete? Ma noi siamo invisibili! Uno sbirro! Uno sbirro? No, io sono Cosmo! Siamo no, no, non puoi toccare! Mi sta rubando la macchetta! Cosmo! La mia macchetta! Ma come ti fai rubare la tavoletta? Buonanotte! Salve! Salve! Buonanotte! Salve! Buonanotte! Sai chi mi ricordava quella signora? Mi ricordava la grande maestra delle maghe! Maga Magò! Salve! Sergente Arman? È lei? No, no. Non è! Ci assomiglia un sacco però! Banda, dove vai? Perché siamo della Space Family, la famiglia più pazza del mondo! Sì, mamma! Guarda, Wanda, io e te fra qualche anno. Salve! Salve! Lei è simpatica, lui un po' no. Cosa? A cosa? Sì, siamo Cosmo e Wanda e siamo due maghi. Fagli una magia. Ok, devi esprimere io. Un desiderio, va bene? Okay. Però attentamente, chiudi gli occhi, esprimi il desiderio. Ma perché hai due bacchette? Perché due bacchette? Vai, forse perché il desiderio è ancora più sei forte. Pronta? Vai, tre. Uno, due. Ciao. Io direi adesso che andiamo a prendere un gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Wanda, c'è un falso mago. Chi è? Oh, no, questo non è un falso mago. Sì. È il nostro, ma no, il cugino che abita in campagna delle... Carmine Potter. Oh! Cosmo? Scappo. È arrivato il cibo. Che buono, amore, che sì, buono. Wanda, buon appetito, amore, Wanda. Buon appetito, mamma. Buon appetito, mamma. Buon appetito, mamma, per i tuoi 6 mesi. Certo. Stai piangendo? Stai piangendo perché siamo perché ha visto i vantaggi di voi.
Bravissima, ma oggi si è messo il bambino per i quanti genitori, vedi? Lo sa! Bravissima, lo sapeva! Vabbè! Sì. Oh, Gloria Martino! A Gloria Martino! Questo è il giorno di mamma! Dove vai, mo? Andiamo di là! Voglio farmi un bel gelato! È un crema, mi stili il cioccolato! Adesso vado a chiederglielo! Vado a chiedergli il bel gelato! Mirtilli, raga, noi non lo prendiamo. Se non hanno i mirtilli, io me ne vado. Ok, se non hanno i mirtilli, non lo prendiamo. Lei sarà la nostra vittima. Grazie. Ok, andiamo. Grazie. Allora, io voglio farmi un bel gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Ho bisogno dello scontrino, mirtillo non c'è. Non c'è mirtillo? No, di questo li trovi lì. Come non c'è mirtillo? E come fa? La canzone non va senza il mirtillo. Non va. Ma come non hai il mirtillo? Questo è lo scontrino. Non hai il mirtillo. Ok. Ma allora, il mirtillo non c'è? Non c'è. Li trovi lì questi. No. E là niente, niente. Ma niente. Non ho il mirtillo. Niente, amo, no, niente, devo andarci. Ci andiamo. Grazie. Grazie. Non vuoi il gelato? No, 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 grazie. No, no, senza mirtillo no. Ciao. Ciao, grazie. Comprate i mirtilli però, eh. Sai come si fa la canzone? Andiamo, basta. Scusa, Timmy vuole il gelato con crema, mirtilli e cioccolato. Se ci dava crema. Che cavolo, torno da Timmy con la crema e il cioccolato senza i mirtilli? Mamma non lo vuole. Mamma, senza i mirtilli non lo vuole. Vabbè, ok, adesso vai lì e urli: io sono Wanda, io sono Wanda. Vai, vai amore, vai. Vai amore, vai lì e fallo. Vai amore, vai. Vai, vai amore. Vai. Io sono Wanda. Più forte. Io sono Wanda. Amore. Io sono Wanda. Io sono Wanda. Basta. Va bene. Va bene. Va bene, Wanda, io direi di uscire perché qua ci hanno scoperto tutti. Stanno arrivando le guardie del sergente, dobbiamo tornare nel nostro fantamondo. Quindi fai una magia. Dimmi Tarne. Dimmi bisogna. Bene. Wanda, torniamo nel nostro fantamondo insieme a Tim. Timmy, torniamo? Andiamo, dai, la strada è lunga. Timmy ha fatto la cacca, mi sa. Oggi sono stati 6 mesi. Ah, ha fatto una cacca incredibile. Raga, c'è una puzza incredibile, stiamo... Aia, aia, mi sta tirando i capelli. Oddio, veramente. Aia. Ah, ah, ci vediamo nel fantamondo, andiamo, andiamo, andiamo. Ah! Siamo tornati noi. Oddio, sono distrutta. Quasi normali, tranne Oddio. I capelli che torneranno a breve normali. Dovrebbero tornare normali. Martino già a lettino e sta giocando, sì, con i suoi amichetti. Esatto. Peluche. Questa giornata da fantascenitori. Fantascenitori. Questa giornata da fantascenitori si conclude qua. E tanti tanti auguri ancora a Martino per il suo compimese, a 6 mesi. Adesso accadranno tante cose nella nostra vita, nella sua vita, perché da adesso lui inizierà a crescere sempre di più e magari sì, sta parlicchiando là. Fra un po' non parlicchierà lì, ma parlerà, sarà stranissimo. Madonna. Parlerà ieri, ci siamo immaginati lui che arriva correndo nel letto. Poi sì, vabbè, dormire però con quello voi. Si tratta fra 2 anni. Anche meno, credo, amore. Comunque, fateci sapere qui sotto nei commenti qualche idea per il settimo mese. Così noi iniziamo già a pensarci, magari a cercare i costumi, mamma, magari a cercare. Faglielo vedere che sta a fare. Vuole attirare l'attenzione. Sì. Fa così perché vuole attirare l'attenzione. Sempre. Se io adesso vado di là, lui sta zitta e vedere. Fa così. Faglielo andiamo, vedere. Andiamo da mamma, andiamo vai, da mamma, vai. Andiamo da mamma. Mamma, lo so che volevi attirare l'attenzione, lo so, col tuo flop, cosa facevi? Cosa facevi? Cosa facevi col tuo flop? Cosa facevi, eh? Attirare l'attenzione? Volevi attirare l'attenzione? Volevi attirare l'attenzione? Saluto a tutti, grazie a tutti per gli auguri ragazzi, grazie, grazie, grazie! Torniamo dalla mami! Bah! Mi sono sentata. Come mi metto sempre?
Dai, questa era bella. Ragazzi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Scriveteci nei commenti da cosa ci possiamo travestire per il prossimo video. Speriamo vi sia piaciuta questa nostra avventura da fantagenitori. Se non avete mai visto quel cartone, ragazzi, vi siete persi tanto. Quindi andate a recuperarlo. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video della Cioè, si fa anche per i mesiversari o solo per i compleanni il tirare le orecchie? Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei! Ciao! Ciao, ciao! Vedete, ciao! Sono ancora qua! Ciao, alla prossima!